Come hai dormito? Io da sola. Non ho capito bene, tesoro. Come dicevi? Dicevo che stanotte ho dormito sola, purtroppo. Continuo a non comprendere. Hai dormito al mio fianco. Precisamente. Ero con te, ma ho dormito sola. È un rimprovero? A proposito, non hai più voglia di cavalcare? Ma, ti dirò, siamo in autunno. Eppure un tempo le stagioni non ti impegnano. Ma devi ammettere che i movimenti sono un po' sempre gli stessi. Vuoi un po' di caviale? Se ti fa piacere. Alla fine anche cavalcare stanca molto. Meravigliosa stanchezza. Oh no, che cos'è tutta quella... Oh, non temere, vedrai che ti farà bene. Ma che cosa dovrebbe farmi bene? Ti farà venire un po' di voglia di montare. Ma vuoi dirmi cosa c'entra il caviale con i cavalli? Cosa leggi con tanto interesse? Fanpoe? Non sono cose che ti riguardano. Fammi vedere quel libro. Ah. Che cos'è questa roba? Letture per uomini stanchi. Ah, capisco, presi in biblioteca. Comunque spero che vorrai svegliarti un po' quando verranno i nostri ospiti oggi. Ah, certo. Quando cambia la compagnia, cavalcare torna ad essere divertente. Allora, siamo intesi? Oggi avremo ospiti. Le sedestalle non saranno lucenti come specchi, vi darò tanti calci nel di dietro che ve ne ricorderete. No. Gli uomini vanno trattati in questo modo. E le ragazze? Nello stesso posto, ma con una differenza. Quale? In che consiste questa differenza? Fra l'uomo e la donna? Quella la conosco. E allora? Io parlo della differenza fra una sella da uomo e una da donna. Ricordate la mia domanda? La differenza è sempre quella, solo alla rovescia. In che senso? Qui le donne hanno qualcosa fra le gambe e gli uomini no. Sfacciato. Esattamente il contrario. Vedi... Se non fosse per questo affare, le donne dovrebbero allargare le gambe per montare a cavallo. Posso provare un momento? Ehi, la gamba è mia. Queste calze non sono adatte per cavalcare. Nessuno ha detto che avevo intenzione di cavalcare. Colazione coi fiocchi. La prima ospite è arrivata. Fritz! Beato colui che può permettersi di peccare. Perché? Che cosa sai del peccato tu? Niente. Però sento che quando la notte non riesco a dormire,
È perché il peccato aleggia dappertutto. Ma che ne sai tu di queste cose, Fritz? Ah, ancora non ne so niente, ma il giorno che comincio a sparare si salvi chi può. Sì, hai ragione, perché sono certa che sbaglierai la mira. Questo sarà da vedersi. Comunque sparerò davanti, di dietro, da sopra, da sotto, e anche se sbaglierò la mira, da qualche parte dovrò colpire. Ah, giusto. Ma come pensi di fare centro se non sai esattamente da che parte devi sparare? Centro? Già. Che cosa intendete per far centro? Intendo che se uno si mette a sparare deve almeno sapere qual è il bersaglio e come vuole che si presenti il bersaglio. Così o così? Oppure in ginocchio e con la testa in basso? Oppure così seduto? Per me non ha nessuna importanza come si presenta. Questo vuol dire che non sai dove devi colpire. Ma ve l'ho detto, io mi metto a sparare e basta, perché sono sicuro che dove prendo, prendo bene. E ora raccontami tutto. Voglio sapere come sono andate le cose e voglio ogni dettaglio. Finora so soltanto le poche cose che mi hai scritto. Oh, c'è poco di più da sapere. Possibile, non sei felice del matrimonio? Devi sapere che sono sposata con un conto in banca. Mio padre aveva fatto una cattiva speculazione in borsa. Oh, capisco. Appunto, e il mio matrimonio con un solido banchiere lo ha salvato dalla rovina, ma ha rovinato me. E che si prova ad essere sposate con un banchiere? Niente di speciale, ogni volta che ti aspetti qualcosa da tuo marito, quello ti fa un assegno. Vuoi dire che adopera la sua penna solo per firmare assegni? Pensa che da quando siamo sposati non mi ha ancora visto nuda. E tu come ti comporti? Critica della ragion pura. Che diavolo ci manca qua in mezzo? Chissà. Sabine! Sì, signore? Venite qua un momento. Ditemi, Sabine, sapete dirmi per caso che libri ci sono qui? Nessuno, signore. Intendo infatti sapere quali libri ci sarebbero se ci fossero. Per me i libri sono solo una cosa da spolverare. Grazie, Sabine. Eppure mi piacerebbe sapere che cosa sta leggendo. Manuel arriverà con una ragazza che presenterà come la sua amante ufficiale. Così nessuno potrà sospettare di noi. Chi è? La colazione, signora. Vieni pure, Sabine. I libri mancano dalla biblioteca. Ah, questo è un segno meraviglioso. La giovane fanciulla aspettava l'uomo che l'avrebbe resa felice. E con la sua fantasia esplorava già le terre sconosciute dell'amore, sentendo in tutto il corpo come una strana febbre. E finalmente... le braccia del suo uomo, così forti e prepotenti, pur così dolci, sentiva che la vita le sfuggiva dal seno. Quando si accorse che il suo uomo era intento a togliersi i pantaloni, si sentì come invasa da una specie di paura e appena ne ebbe la possibilità, cercò di avvicinarsi velocemente alla porta nella speranza di salvarsi dal pericolo che la minacciava. Ma l'uomo fu più veloce di lei, la afferrò per le braccia con tutta la sua forza e la distese dolcemente sul tappeto. Annette! Zio Roland! Vorrei sapere che cosa stai leggendo. Letteratura mondiale. Dalla tua biblioteca, signor Roland. Nella mia biblioteca non ci sono porcherie simili. Come no?
E la zia Eugenie ne legge sempre. È un autore di importanza mondiale. Mi piacerebbe sapere come si chiama quest'autore. Ma ti prego, zio Roland. Honoré de Balzac, uno dei più famosi romanzieri francesi. Nato nel 1799 a Tours. Una ragazza per bene non va in giro in camicia da notte a quest'ora. Vecchio, ma tu sarai me. Non lo sa nessuno che non siamo sposati. Oh, che avventura eccitante. Non credere, sai. Forse un tempo lo è stata. Ma oggi non so. E perché? Già, è quello che mi domando. Al posto tuo io farei qualcosa. È quello che faccio. Sto studiando un favoloso testo di Balzac. Balzac? È uno scrittore travolgente e scrive su argomenti che ogni donna dovrebbe conoscere a fondo. Davvero? Sarà la ragazza che ci porta i pantaloni. Benissimo, Sabine, ti ringrazio. Fatti rivedere verso mezzogiorno, dopo che avremo montato un po'. Molto bene, signora. A più tardi. Ma vuoi davvero farti vedere con quei pantaloni? Perché no? Che abbiamo da nascondere? Ormai sono mesi che monto a cavallo in pantaloni e ti assicuro che non mi sono mai sentita tanto guardata. E poi trovo che sentirsi fasciata da pantaloni da uomo sia una cosa molto eccitante. Non dirmi che non vuoi provarci. Sì, certo. Sono proprio curiosa di sentire questa strana sensazione. Vedrai che è come dico io. Oh, che meraviglia. Sembra di essere abbracciate da un uomo. Non avevo ragione? Voglio proprio vedere che faccia farà Roland quando mi vedrà nei suoi pantaloni. E pensare che dovremmo sentirci un po' imbarazzate in questa tenuta. Ti sei messo persino gli occhiali, Roland. Evidentemente volevi vedere bene Isabella. Evidentemente. Comunque non sapevo che le signore avessero intenzione di montare. Volevi dirmi qualcosa a proposito di nostra nipote Annette? No, non è urgente. Sembrava che lo fosse, invece. Parlate pure tranquillamente, io vado a dare un'occhiata ai cavalli. Come preferite, voi siete la padrona qui. Ma possiamo parlare anche in vostra presenza. Sarei felice di mostrarvi io stessi i miei cavalli. Parliamo di Annette. Annette ci è stata affidata perché imparasse a montare. E che cosa impara invece? E che cosa vuoi che impari? Le porcherie che scrive Balzac. E questo le fa molto bene. Infatti io mi rendo conto di averlo letto fin troppo Questa tardi. Non è letteratura, è pornografia. Hai un'idea di quello che c'è qua dentro? E non ti scandalizza l'idea che Annette alla sua età legga questa roba? Tutt'altro. Penso invece che le faccia molto bene, mio caro. Perché? Con ciò vuoi dire che tu... Voglio dire semplicemente che il signor de Balzac rivela un'infinità di cose su un tema molto importante. Isabella? Isabella, dove ti sei cacciata? Sei quassù, Isabella? Sì, sono qui, cara. Il signore non vuole montare, François. Mi dispiace, signora. Posso esservi utile in qualche modo? La mia amica ed io vorremmo cavalcare un po'. Posso accompagnare io le signore? Hai qualcosa in contrario? Tutt'altro, mia cara. Thank you.
Morì cavalcando. Una cosa che aveva fatto per tutta la vita, vissuta praticamente fra due lenzuola. Il possesso della femmina era stato lo scopo di quella vita che finiva ora nel possesso di una femmina. Ah! Ah! Mi avete fatto fermare il cuore, contessina. Dammi quel libro. No! Siete troppo giovane per queste cose! Non è vero! No! No! Voglio sapere invece! Vi prego, no! Ah, beata te che hai provato già tutte quelle cose! Vieni qua! Fammi sentire qualcosa! Voglio essere amata, Sabine! Voglio essere amata! Dimmi come si fa a essere amate. Ecco, non si può raccontare. Me l'immaginavo. Per saperlo, bisogna farlo. Ecco. E quando la contessina sarà sposata, allora... No, prima. Non ditelo nemmeno per scherzo. Perché no? Io voglio sapere tutto. Prima di andare con mio marito. Sapere che cosa? Tutto. Tutto ciò che devo fare perché mio marito sia più felice con me che con le altre. Questo non succede mai. Come no, leggi qua. Qui c'è scritto tutto quello che un vero uomo vuole da una donna per essere completamente felice. La vera gioia di un uomo sta nella conquista della sua femmina, quindi questa, a sua volta, prova gioia nell'essere conquistata. Farsi trovare, per esempio, addormentata in un parco, con le gambe abbandonate una a destra, l'altra a sinistra, con le gonne sollevate per caso dal vento, è uno dei mezzi più sicuri per conquistare il conquistatore. Non esiste uomo che resista a quell'improvviso spettacolo e da quel momento non avrà più pace finché non avrà conquistato ciò che gli è apparso come in un sogno. A questo punto sarà compito della femmina fare in modo che il sogno si trasformi lentamente in realtà. In quanto a questo puoi stare tranquilla che saprei io come farlo trasformare in realtà. È un vero maestro questo signore di Balzac, no? Però bisogna scegliere da chi farsi sorprendere nel sonno. Già, questo è vero. Verrebbe sicuramente mio zio a svegliarmi dicendo... Le ragazze non dormono nel parco, e tantomeno in quella posizione. E avrebbe ragione. E chi altro potrebbe vedermi? Il capostalliere. Oh, da quello non mi farei vedere nemmeno un piede. Il tuo cavallo ti ha preso la mano? Beh, qualcosa mi ha preso la mano di sicuro. Se dovesse capitarti di nuovo, cerca di non perdere le staffe. Potrebbe essere pericoloso. Ma ci sono pericoli che non mi dispiacciono. Purché tu non perda il controllo della bestia, altrimenti l'incidente è inevitabile e conseguenze altrettanto. Ah, questo è il posto di cui ti avevo parlato. Domani mattina verremo tutte qui e prenderemo il sole nude. Bene. Se le signore permettono, i cavalli dovrebbero rientrare. Bene, andiamo. Andiamo, cavalluccio. Se almeno arrivasse qualcuno.
giovane e mi volesse. Per quanto tempo dovremo continuare in questo modo, Manuel? Cioè? Un altro castello, un'altra invita a passare il weekend, un'altra donna. Dimentichi che è così che ci guadagniamo la vita. Non lo dimentico. Allora perché ne parli? Perché sono stanca. Ma che ne discutiamo a fare se non c'è altro sistema? Perché non credevo che sarebbe durato così a lungo. Io non ne posso più. Forse avrei dovuto lasciarti molto tempo fa, senza un soldo e con il cuore a pezzi. Dimenticando che eri stato tu a ridurmi in quello stato? Quello che c'è stato fra noi era basato su una violenta attrazione fisica. Sempre gentiluomo. Non posso fare a meno di dire la verità. E di gettare la bottiglia dopo aver bevuto. Dal momento che sei qui con me vuol dire che non ti ho gettato via. È peggio che se l'avessi fatto. Starti vicino ed essere trattata in questo modo è peggio che essere abbandonata a me stessa. Ti avverto, Manuel. Ti sto ascoltando. Non sono più disposta a sopportare. A sapere che c'è in un libro prima di leggerlo. Vabbè, ecco, chiedilo pure a me, te lo dirò io. Prendiamo per esempio la Bibbia. Ah, quella puoi leggerla quanto vuoi. Davvero? Eppure ci sono certe cose. Nella Bibbia non c'è niente che non si possa leggere. Ah sì? Ricordi per esempio quello che facevano a Sodoma e Gomorra? E la storia di quella verginella che è andata a letto col vecchio Salomone? Cose di questo genere si trovano nella Bibbia. Basta così! No, non basta affatto. Ci sono delle cose molto... La tua mentalità mi fa paura, Annette. Ma queste cose sono tutte nella Bibbia. Allora nemmeno la Bibbia è per te. Ma se è così, che cosa posso leggere allora? Non c'è bisogno che tu legga. Fa qualche altra cosa che si convenga di più. Ah, e alla zia Eugenie non c'è bisogno che tu parli di questa faccenda. Perché non venga in mente anche a lei di leggere la Bibbia? Che pezzo meraviglioso! Un calibro simile si vede di rado. Comunque questi sono calibri d'altri tempi, vero? Mia cara Eugenie, quando la guerra si faceva con questi mezzi si sparava un colpo alla volta e in una sola direzione. E il vostro funziona ancora, Roland? Naturalmente. Un buon pezzo non si arrugginisce mai. Però è chiaro che richiede una particolare manutenzione. Oh, capisco. Comprensione per il meccanismo. Naturalmente dipende anche molto da chi lo adopera. Più di questo. Ci vuole una particolare sensibilità per lo strumento, una specie di contatto ideale con la sua anima. In altre parole, bisogna ringraziare il cielo quando riesce a sparare un colpo, non è così? Eh già, non è la quantità di colpi che conta, ma la qualità. Per questo è importante la direzione in cui si spara. Purché il bersaglio sia sotto tiro, altrimenti la sola direzione non basta. Non solo. Ma ci vuole qualcuno che dia fuoco alla miccia. Però se le palle non sono del giusto calibro, i colpi vanno fatalmente a vuoto. Potrei sapere di che diavolo state parlando? Che cosa c'è, Sabine? Stanno arrivando altri ospiti, signora. Questo è Manuel, cara. Vieni, cara. Cari amici, siate i benvenuti. Siamo veramente onorati. Avete fatto buon viaggio? Sì, grazie. A lui. Avete notato nulla, signor François? Le signore là sopra non montano con stelle da donna. Ebbene, con ciò? Piacerebbe anche a me una volta provare a montare come un uomo. Per esempio stanotte. Che ne dite? Dello champagne? L'ho sfilato dalla cantina dei signori. (Ride)
maestro del montare. Grazie. Ma non mi piace la roba rubata a quella gente là sopra. Ma le mogli gliele rubate. Allora domani mattina sveglia per tutti e molto presto. E perché? No, tu non c'entri. Vogliamo prendere un bagno di sole, completamente nude. Che ne dici, Isabella? Vieni anche tu, vero? Con immenso piacere, naturalmente. Buonanotte, zio Roland. Buonanotte, piccina. Potete suonare, parlare e far chiasso quanto volete. Quando dormo, uno potrebbe farmi qualsiasi cosa. Non me ne accorgerei mai. Credo di avere anch'io molta voglia di andare a letto. Ci andremo tutte, se il signore non ha nulla in contrario. Non mi opporrò mai a che una signora vada a letto. Come devo interpretare questo atteggiamento? Che cosa stai leggendo? Nulla che abbia a che vedere col letto. Buonanotte, signora. E vi auguro fin da ora il buongiorno, poiché purtroppo domattina non ci vedremo. Mio marito ha sempre un sonno molto pesante. Specialmente al mattino. Mia moglie ha ragione, ma ci sono eccezioni. Allora buonanotte, buon sonno e buongiorno. Ci vedremo tra poco. Lo spero vivamente. Un po' di champagne? No, grazie. Sono molto stanco. E quelli che sono? Qui le signore montano i pantaloni da uomo. Ah. Potete andare. Non ho bisogno di nulla. Grazie. Sego, se avessi potuto... Ho l'impressione che sappiate molto, anche troppo. Vi sarei grato se voleste spiegarvi meglio. Non credo che ci sia molto da spiegare. Sono pronto a fornirvi ogni dettaglio. Volevate parlarmi, signora... Loivesdam. Sono certo che il nome vi dice qualcosa. E mi avete disturbato per dirmi questo? Il resto preferisco dirvela a quattro occhi. Prego. Se vorrete rispondere a qualche domanda, sarà tutto più semplice. C'è una signora in questa stanza? Sì. Sono veramente felice che abbiate potuto togliervi un orribile dubbio. Ma anche Isabella ne sarà felice. Ha un terribile mal di testa da quando è arrivata. Comunque, se vi fa piacere, le chiederò di ricevervi un momento. Oh, no, grazie, grazie. Non è necessario. Io non sopporterei di non essere svegliata in occasione di una visita di mio marito. La sorpresa è la cosa più bella. Ti prego di voler intrattenere il nostro ospite per qualche minuto, amore mio. Isabella, tesoro. No, no, non avere paura.
C'è una meravigliosa sorpresa per te. Il tuo maritino è venuto a farti visita. Sei felice? Oh, come va la tua emicrania? No, no, non fa nulla. Egregio signore, credo di dovervi una spiegazione. Tutt'altro. Tra gentiluomini le spiegazioni sono sempre superflue. È che alle volte nascono dei sospetti e da quel momento non c'è più pace. Quando una cosa è chiarita, i sospetti scompaiono. E la cosa più saggia è non parlarne più. Prego. Le notti si stanno facendo fredde. Autunno. È tutto bene ciò che finisce bene. Però, detto fra noi, la povera Isabella non meritava davvero i vostri sospetti. È lì che dorme come un angelo, per fortuna ignara di tutto quanto è successo. A causa del suo mal di testa, ha preferito dormire con me. Quindi voi due dovrete dormire altrove, miei cari. Sono veramente mortificato. Non c'è ragione. Anzi, intendevo leggere questa notte. Con una moglie come la vostra troverai molto difficile leggere. E non sapete cosa leggo? Il libro dei libri, la Bibbia o Vecchio Testamento. A maggior ragione lo troverai difficile. Già. E ora penso che sia proprio arrivato il momento di andare a dormire. Come volete. E se posso ancora esservi utile? Grazie. Buonanotte. Buonanotte. E buon riposo. Grazie, altrettanto. Sì, lo so, lo so. Prima vi piace e poi ci piangete sopra, sempre così. Prima lo volete a tutti i costi e quando lo avete avuto, allora venite a lamentarvi perché qualcuno ve lo ha dato. La festa sarà come sempre. No, invece. Quest'anno voglio far rivivere la vecchia tradizione, secondo la quale una ragazza nuda danzerà sui nuovi grappoli. Oh, e dove la troviamo una ragazza disposta a farsi vedere nuda? Perché no? Tanto ha il volto coperto perché nessuno possa riconoscerla. Oh, scommetto che saresti disposta a farlo tu, eh? Ne parleremo più tardi, continuate pure. Che cosa vuole la ragazza? Questa povera oca crede di essere stata violentata. Ma si sbaglia, è di molto... No, non è vero! Certo! E perché si sbaglia, la piccina? Perché nessun uomo è capace di violentare una ragazza se lei non lo vuole. No, queste sono storie. Capiti a proposito. Ago e lana immediatamente. Adesso le darò una schiacciante dimostrazione di quanto ho detto. E come farete a dimostrarmelo? Vediamo. Sarai tu stessa a dimostrarci che non è possibile. Rolla. Attenta. Adesso terrò questo ago in modo che la cruna sia pronta a ricevere il filo di lana. Tieni. La cruna è fatta apposta per questo. Se tu riesci a infilarcelo il filo, hai ragione tu. Se non ci riesci, ho ragione io. D'accordo. Ma se continuate a muovervi in questo modo, come volete che riesca a farla entrare nel buco? Se anche tu avessi fatto così, ora non saresti qui da me. Ma questo filo non è abbastanza rigido. Hai ragione.
E non sei capace di renderlo più duro? Che diavolo fai? Oh, le donne le pensano sempre tutte, davvero. Hai delle mani magiche, bambina mia. Ora vedremo. Credi che sia meglio? Non è detto che sia meglio, comunque ci proverò. No. Niente da fare, piccina, niente da fare. Ah, ci mancano le parole adatte. Che parole adatte? Beh, per esempio, guarda che bella cruna ha il tuo ago, amore. È la più bella cruna che abbia mai visto. Ma non avere tanto paura, sai bene che non voglio farti niente. E così me l'ha fatta. Ah. Un incontro molto opportuno. Vieni. Ieri sera ti sei comportata come un'oca. E me lo dici proprio tu, dopo quello che hai fatto. Io amo quella donna. Ma lei non contraccambia questo amore. Ti prego di non immischiarti negli affari miei. Ne ho abbastanza. Non ne posso più di sentirti attaccata a me come una vampira. Non parlarmi così. Perché non ti cerchi un'altra vittima? Il banchiere, per esempio. Il marito di Isabella. Prezzo. Ma cosa fai? Sei impazzita. Ti odio. Dio! Mi fai schifo! Siete diventato matto. Non c'è nessuno ora.
Isabella. Isabella. L'unica cosa di cui sono disposta a parlare è il nostro divorzio. Lo so. È l'unica cosa che ti interessa ormai. Tu mi hai defraudato dei miei diritti coniugali. È vero che era una delle condizioni del nostro matrimonio. So che l'accordo era questo. Ma speravo che col tempo tu potessi cambiare opinione. Non immaginavo che saresti stata così rigida nella tua posizione. Pensi che ti avrei sposato se lo avessi anche solo sospettato? Non ho fatto che scongiurarti di voler diventare veramente mia moglie. Ebbene, se vuoi parlare di divorzio, devi essere mia almeno una volta. Lasciate pure stare. Fatemi invece la cortesia di portarmi dell'acqua di Colonia dalla mia stanza. Come la signora comanda, l'acqua di Colonia. E allora, signor Loivestan, avete capito chi era la donna che avete visto in quel letto? La cosa ormai non mi interessa. Io parto. Al vostro posto non lo farei. La serata di oggi potrebbe essere piena di sorprese. Quale sorpresa potrebbe essermi gradita? Una notte d'amore con vostra moglie, per esempio. Come? Lasciate fare a me. Oh, non sapevo. La signora chiede dell'acqua di Colonia. Prego. D'accordo. Sabine. Prego, signora. Vi compenserò generosamente se vorrete aiutarmi e non correrete alcun rischio. Vi ascolto. Potete fidarvi ciecamente di me. Lo farò con vero piacere. Ve l'ho proposto perché l'immaginavo. Non vi sfugge nulla. Vuoi spiegarci che cosa stiamo festeggiando? Non tenerci più in sospeso in questo modo, caro. Accomodatevi, prego. Questa sera avrò il piacere di offrire ai miei graditi ospiti qualcosa che nessuno di loro ha mai visto. Una festa della vendemmia secondo le più antiche tradizioni del nostro paese. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore di tutti noi. Ah, ora ho capito di che si tratta. La ragazza che balla nuda sui grappoli nuovi. Esattamente, hai indovinato. Noi qui abbiamo una vigna che produce speciali uve da vino. È il mio vino preferito. Ebbene, quei preziosi grappoli saranno portati in una particolare cantina del castello. Oh,
Ecco. Oh, dammi tu. Presto. Mi tieni la luce? Sì. Ecco. Quante mie ore. No, ma stai così, ecco. Ecco qua, c'è? Nessuno ha il diritto di guardare mentre la ragazza nuda pesta i grappoli che daranno quel vino. Solo il padrone del castello e i suoi ospiti. Sabi, questa sera dovrai aiutarmi. Ho preso la decisione di far rivivere questa antica tradizione poiché il vecchio Honoré de Balzac è diventato l'autore preferito della mia famiglia. E a lui sarebbe piaciuta molto questa tradizione. Ma per essere completamente in carattere, devo pregarvi di indossare questi antichi costumi. Oh, che meraviglia! Sabine aiuterà le signore a vestirsi. Staremo benissimo. Che bello, bellissimo. Devo parlarvi, Sabine, da sola. Permettetemi di porgervi il benvenuto. Vi ringraziamo, signor sindaco. Vi prego di accomodarvi. Signora contessa, signor conte, accomodatevi, signori. Non mi sembra vero di veder rivivere una tradizione della mia infanzia. Aiuto! Vabbè, non capisco, devo essermi addormentato. Ne sono convinto, vecchio bandito. No, no, davvero, non so come mi trovavo. Volevi vedere la ragazza nuda? Ah, non è vero, signor Conte, io non lo sapevo neppure, altrimenti non sarei rimasto. No, non sarei rimasto. Prodi, Prodi. La vostra salute. Potrete raggiungerla nel finire mentre la ragazza ballerà. Ha detto che vi attenderà nel ripostiglio durante il ballo.
qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Nei romanzi di Honoré de Balzac, queste faccende si concludono sempre con la morte o con un felice matrimonio. Signor Sindaco, siete soddisfatto della festa? Non fare così, Isabella. Ormai le cose sono cambiate, dopo quello che sei stata capace di darmi. Vuoi spiegarti chiaramente, per favore? Non so di cosa parli. Sapevo che avresti rinnegato tutto, ma io ho preso le mie precauzioni per questo. Ah, è così, ora capisco. E che cosa avresti fatto? Non potresti mai immaginarlo. Mi sono procurato una prova inconfondibile di quanto stava accadendo tra noi. Ti ho tagliato un ricciolo. Impossibile. Non dalla tua testolina, altrimenti che avrei dimostrato. Non sei mai stato così ridicolo come ora. Quindi è chiaro che mi hai tradito. E pertanto, da questo momento ho diritto al divorzio, signor marito. Sarà un vero piacere concedervelo, signora moglie. Ci crederesti che Lorenzdam mi concede il divorzio? Sei felice, cara? Indicibilmente felice. Evviva, signor sindaco! Partiremo stanotte, amore mio. Subito. La vendemmia di quest'anno sarà rallegrata da un fidanzamento ufficiale. E forse ci saranno altre notizie sensazionali.